Buongiorno. 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 Ci spieghi un po' il significato di questo. Ma questo guardi, cartello. Non è una mia, non è propriamente una mia iniziativa. Ah. È una proposta che mi hanno fatto i commercianti, quelli che hanno un certo peso di conduzione di questo mercato. E siccome il sindaco è stato qui, mi pare, l'11 di dicembre, un venerdì, facendo promesse a non finire, mi hanno detto loro, beh, io avevo già fatto un'inchiesta due mercati prima, no? Ho trovato delle cose che non andavano da molto tempo, però insomma. E il signor sindaco ha detto che le cose andavano poste in brevissimo tempo, si sarebbe preoccupato. E infatti in quella settimana in cui lui ha fatto questa promessa ufficiale qui al mercato, naturalmente con l'equipe attorno delle persone che contano, no? A suo livello naturalmente, ha messo le strisce per non cadere dai gradini nello scendere. Sì. Poi ha fatto pulire la discesa delle scale dei servizi igienici dei commercianti. Quel servizio igienico a disposizione dei cittadini là è qualcosa da ottavo mondo, con scritte sulle porte volgari e anche oscene, no? E sono da 2 mesi che sono lì alla mercé del pubblico che scende, ma non tanto del pubblico sanremese o sanremasco che è abituato. I turisti quando vanno in quei servizi igienici e vedono quello scente sulle porte con quelle scritte invitanti, lei può capire cosa certo. Intendo dire, immagini, sì, non è una... il fiore all'occhiello di Sanremo diventa subito appassito. Certamente, poi non è neanche una bella pubblicità per i commercianti che comunque appunto, una brutta immagine proprio anche per loro. Un'altra cosa promessa, ad esempio, lei guardi l'orologio, stavolta funziona. Sì. È stata tolta la Madonna che una volta c'era, poverina, che aveva l'aureola spostata da una parte, tendeva a sinistra anche la Madonna. E guardi l'illuminazione, questi fari ce n'è, accesi sì, un po' no, il pavimento è quello che è, ma non è d'altra parte, sono cose che sono ataviche per questo mercato, non si capisce. Il problema è che quando fai delle promesse le devi mantenere. Certo. Non si può fare una promessa e non mantenere. Non la fai, perché dice... l'hai fatta davanti a 114-120 commercianti che operano qui dentro. Certo. Questo è un problema interno del mercato. Cioè, quindi diciamo che il degrado non è generalizzato solo alla città, ma addirittura anche qui dove ci sono delle attività commerciali che dovrebbero essere valorizzate, certo, perché comunque fanno parte del turismo. Fanno parte del turismo perché c'è una bella offerta di prodotti locali, di prodotti biologici in questo mercato. Certo, e poi lei immagini che arrivano i turisti, specialmente i francesi. Io mi sono sempre chiesto se Francia e pomodori non ci sono, vabbè, vengono qui a prenderli. Dove parcheggiano? Adesso è la quarta volta che fanno Piazza Rossa, è la quarta volta, ma è una cosa da non credere. Insomma, secondo me c'è un problema in questa città, con questo tipo di amministrazione, attenzione, è una città che da anni è in confusione, tra virgolette. È una città in cui si lavora sul pressapoco. Il pressapochismo è una cosa indecente per una persona che è abituata a vivere in altri posti. Io ad esempio vengo da Torino, è una città ordinata, ci sono difetti anche lì, ci mancherebbe, nessuna città è a livello di benestare, però Sanremo in tutto il mondo, questo festival della canzone che ha lanciato la città di Sanremo, oltre, vabbè, non parliamo degli anni antecedenti alla Prima Guerra Mondiale, in cui era il rifugio un peccatorum dei nobili, specialmente russi e tedeschi e inglesi. Però adesso è diventata una città, vabbè, è a livello di globalizzazione totale, lo posso anche capire. Però insomma diamoci da fare, non è una città che vive solo sul lici delle seconde case e sulla raccolta della Tarsu. No, ma poi soprattutto questo fatto della quarta volta che rifanno Piazza Raga, sì. L'idea che non ci sia una programmazione, ma ecco, reale, cioè sembrano tentativi, però dietro neanche loro, vogliono vedere un po' come va a finire. Il pressapochismo sulle spalle della gente, sulle tasse, anche se saremo una città in cui metà del suo bilancio è
grazie al casinò, perché so che ultimamente ha dei problemi grossissimi, ha delle falle che verranno compensate con le vendite di immobili di proprietà dei cittadini. Di proprietà dei cittadini, certo. Il mercato è del sabato e del martedì. Vengono i francesi. Dove parcheggiano? Ormai Piazzaroli è destinata alle motociclette, perché hanno chiuso Piazza Nuzzoli per il riordino, che va bene perché devono proseguire il progetto di Vorea, no? Pignamare. Però anche lì è un problema, di prima di fare le cose preoccupiamoci delle conseguenze delle cose. Delle soluzioni. Ovviamente non c'è una visione pulita, no, non c'è una visione globale, tutto episodica, appunto, fatta tentativi. E infatti stamattina, così, loro avevano, dice, una protesta, dico, ma la protesta la posso fare io per voi, non è che mi diranno chissà quanto le danno, le posso raccontare. Sì. Una volta mi hanno fermato per dirmi chissà quanto le danno fare questo lavoro, certo, guarda, abbiamo discusso molto. Io chiedevo sui 55 centesimi, loro sono arrivato a 28, 29 tante volte, 30 non ci vogliono arrivare. Centesimi. Però mi dicono centesimi, sì, per quanto? Ogni passo sinistro che faccio. Sono arrivato a quella conclusione. Quindi beh, direi che passi. Insomma è un quarto d'ora che giro, ogni bravo che ho avuto dai commercianti e anche dai cittadini, sì. Se contassi in euro ogni bravo che ho avuto, canterei qui, sarei già stato pagato per sette giorni. Sei già contento. Va bene, allora la lasciamo al suo passetto. La ringrazio, molto creativo. Gentile. Buongiorno signore. Buongiorno. Proseguo il mio passo sinistro. Okay.